Ma ora andiamo nella terra dei Fuenti, battenti devoti alla Madonna dell'Arco, a Santa Anastasia, capitale di una delle feste religiose più importanti del Mezzogiorno. Ci andiamo per il TG itinerante con Rino Genovese. Sullo sfondo la cupola del santuario, il canto alla Vergine, l'inchino con lo storico stendardo all'effigie della Madonna. È uno dei riti più antichi della Campania, risale al 1400. Siamo con i Fuenti o battenti di Santa Anastasia, con la loro divisa storica. La nostra divisa storica è di colore bianco che rappresenta la purezza, il nostro colore rosso della vita e il colore celeste, il nostro colore della nostra Madonna dell'Arco. Conosceremo tra poco questa antichissima tradizione. Intanto vi accompagniamo nel fascino di un territorio magico, incantato dalle mille tradizioni che sono anche rappresentate da Alice di Santa Anastasia. Siamo nel Regno del Pienolo Vincenzo, inizia in diretta la creazione di una delle opere caratteristiche di questo territorio, mentre noi iniziamo il nostro viaggio partendo dalla città santa. Santa Anastasia è una santa importata dai greci, ma da secoli la devozione per la Madonna dell'Arco ha creato un rito religioso tra i più antichi della Campania. Lo conosciamo insieme in queste immagini. Arrivano da tutta la Campania a centinaia, divisi in squadre. Da più di 5 secoli, il lunedì di Pasqua venerano la prima Madonna nella storia ad aver versato sangue. Scalzi, in ginocchio, carponi, sono i Fuenti, i battenti della Madonna dell'Arco. Dell'arco perché accanto ad un arco romano sorgeva un'edicola votiva, è lì che nel 1450 l'immagine della Madonna, oltraggiata e colpita da un uomo, inizia a sanguinare. Attorno all'edicola votiva, alla fine del 1500, sorge il grande monumento di fede. Allora entriamo nel secondo santuario mariano per importanza della regione Campania. 1,5 milioni di fedeli l'anno, al centro della chiesa l'altare in stile barocco dove sorgeva l'edicola. La lastra di marmo nero, il punto più vicino all'immagine sacra, ormai consumata da centinaia di milioni di carezze ricevute nei secoli. Sulle pareti della chiesa e nelle sale, migliaia di tavolette votive. È la più grande raccolta di ex voto, possiamo dire, del mondo. Sono rappresentazioni che risalgono già alla fine del 400, quindi proprio all'origine del culto della Madonna dell'Arco. La cappella del Rosario finemente decorata, il coro ligneo, il meraviglioso chiostro con il colonnato che racchiude il giardino del convento impreziosiscono, un simbolo mondiale di arte e fede. Città di chiese meravigliose come Santa Maria la Nova e di storia antica, città di artigiani d'eccellenza. Famosa la lavorazione dei maestri Ramai di Santa Anastasia, i loro capolavori adornano i portali del santuario, i loro prodotti sono richiesti in tutti i continenti ed utilizzati quotidianamente dalle massaie più esigenti. Il signor Santo ci fa vedere in diretta la battitura a mano, questi sono alcuni esempi della straordinaria produzione dei maestri Ramai. Tra l'altro le pentole di Santa Anastasia, il rame, hanno una particolarità. Il vero ragù napoletano si ottiene solo con le pentole in rame. Oltre al rame ci sta anche un'altra tradizione tipica dei paesi vesuviani, che è il ricamo, che a Santa Anastasia come si caratterizza? In due tipi di ricamo principali, l'intaglio, il punto elba, il punto pieno, però ce ne sono tanti, svariati. Sia col telaio che è a mano, ma una tradizione davvero unica di Santa Anastasia è questa, opere e un musso, che tutti i mussaioli delle feste che vedete in Campania vengono da qua, da Santa Anastasia. Sì. Questa tradizione va avanti da più di 100 anni e che viene tramandata da padre a figlio. Queste sono le parti meno nobili della vacca e il maiale, che vengono poi insaporite con sale e limone e e poi. vengono offerte a chi le vuole assaporare. Avete capito che siamo in un mondo davvero straordinario, tra l'altro caratterizzato dal fascino del Parco Nazionale del Vesuvio. Allora continuiamo il nostro viaggio nell'ambiente di Santa Anastasia. La leggenda dice che San Francesco Saverio, patrono della città, chiese a Dio di proteggere gli abitanti dalla furia del Vesuvio e Dio creò il Monte Somma.
Questo è il versante del parco nazionale caratterizzato dalla vegetazione più lussureggiante. L'ascensione del monte lungo i sentieri dei briganti permette una vista incomparabile, il cono del vulcano con lo sfondo del Golfo di Napoli. In Villa Tortora Brai si passeggia tra alberi secolari e percorsi naturali di trekking sono disegnati tra i vigneti, perché qui siamo nel regno di Bacco. La tradizione vuole che qui si svolgessero i baccanali, le feste del dio del vino, e dalla Spagna Alfonso I d'Aragona, innamorato di una bellissima ragazza del Vesuvio, portò in dono la catalanesca, l'uva dei re. La nostra ricchezza è il terreno, differente dagli altri terreni vulcanici, perché è molto più ricco di sali minerali, è il terreno del Monte Somma, che è il papà del Vesuvio. E poi il piennolo con i suoi magnifici colori. Da anni è stata ripresa la produzione del pomodoro giallo accanto al rosso. Entrambi presentano delle qualità organolettiche eccezionali, pur differendo nel gusto. Ma c'è un terzo moschettiere prodotto artigianalmente secondo le ricette del Settecento, il Nucillo dei Papi. Siamo fornitori ufficiali dell'appartamento pontificio. Wojtyla diceva, aiuta a digerire non soltanto le cose ma anche gli uomini più difficili. I colori del piennolo e del vino, la magia del Parco Nazionale del Vesuvio, questa è la catalanesca, il vino dei re, l'IGP di catalanesca, che non è però l'unica eccezionalità del territorio. No, infatti sul territorio troviamo il caprettone, troviamo il piedirosso, ma soprattutto noi siamo nella terra del Vesuvio DOP, ovvero è una delle denominazioni da cui fuoriesce poi il Lacrima Christi del Vesuvio bianco e rosso, è stata una delle prime denominazioni ad essere esportata poi al di fuori dell'Italia. La ricchezza del territorio di Santa Anastasia, il territorio vulcanico che dà prodotti eccezionali che ovviamente si trasformano in una gastronomia di eccellenza. Questo è il piatto tipico di Santa Anastasia? Sì, questo è il piatto tipico di Santa Anastasia, ausiti ramonnezza si chiama, cioè lo spaghetto di Natale che si faceva con gli avanzi della tavola della sera di Natale. E con nocciole, noci, uva passa, pinoli, capperi. E poi lo straordinario pomodorino del piennolo, questo invece è la ricotta in fuscella. Ma un altro piatto di Santa Anastasia è un secondo. È il capretto di, tipico anastasiano, fatto con patate, cipolle e piselli e formaggio grattugiato fatto di pecora. E poi lo spettacolo della tavolata dei dolci, caratterizzati da un altro prodotto tipico che è l'albicocca pellecchiella di Santa Anastasia, i cioccolattini all'albicocca e alla catalanesca. Signor Sindaco, davvero un patrimonio inestimabile in termini naturalistici, ambientali, gastronomici, storici. Che cosa state facendo per attrarre ulteriore turismo a Santa Anastasia? Puntiamo sulla riqualificazione del centro storico, puntiamo sul turismo. Sul turismo che abbiamo come punto di riferimento il Parco Nazionale del Vesuvio, bellissimo, che invito tutti a visitare, e sul santuario, sul turismo religioso, sul santuario della Madonna dell'Arco, che è la centralità del nostro paese, ma oltre al santuario ci sono tantissime parrocchie bellissime a Santa Anastasia, quindi puntiamo sul turismo e sulla riqualificazione dei centri storici. Vincenzo sta terminando il piennolo, ha impiegato esattamente 7 minuti e mezzo, invitiamo tutti qui nello spettacolo di Santa Anastasia. Per il momento da Piazza Arco è tutto, linea allo studio.